15 giorni, perché la pausa... Bene, direi, abbiamo lavorato bene, al di là dei due nazionali abbiamo migliorato un po' quella che era anche la condizione di qualcuno che era un po' da recuperare. A Mauri direi che si sta allenando ancora di bene e penso che per la prossima settimana sia con il gruppo. Direi tutto abbastanza bene, un nuovo inserimento adesso di Marchioni, vediamo un po', stiamo testando un po' anche quelle che sono le sue condizioni fisiche, per cui c'è il problemino, tra virgolette, di McKitchen che è stato parecchio tempo fuori perché per tutta una serie di motivi che voi sapete, per la documentazione, per il visto, tutte queste cose qui, quindi anche lui da rimettere un attimino in pista dal punto di vista fisico, però una cosa che anche lui settimana prossima sarà poi di nuovo ok. Sono contento nel suo caso specifico che abbia risolto tutte le pratiche dal punto di vista burocratico e quindi che sia un giocatore definitivamente del Parma, insomma. E invece ci sono i soliti problemi, tra virgolette, cioè a Mauri, e probabilmente per quello che capiamo non ci sarà ben bene. Sì, Mauri, come ho detto un attimo fa, penso che settimana prossima potrà essere del gruppo e quindi essere poi a disposizione. Questo è un po' il target che ci siamo posti insieme a lui. Il discorso di Bian Biani è un discorso che per il momento è fermo perché ha questo problemino al ginocchio che nei prossimi 2 o 3 giorni sarà da valutare bene e quindi poi prendere una decisione in merito a che cosa sarà più opportuno fare, però ovviamente è un giocatore che non è a disposizione. Senti, se cioè non si può dire il futuro, però il problema degli esterni, no? Visto che dopo di fatto di Avolio ne sono due, i Gobbi e Arosa, ti ha fatto venire voglia di pensare anche a un altro sistema di gioco? No, comunque sia avremo sia che giochiamo con la difesa 3 o giochiamo con la difesa 4, poi anche a centrocampo avremo sempre comunque qualcosa da rivedere nel momento in cui dal punto di vista tattico vorremmo cambiare, quindi io credo che si possa fare anche qualcosa in termini di variazione dal punto di vista tattico, ma non è il problema di non avere Biani in questo momento che mi faccia fare troppi ragionamenti dal punto di vista tattico. Biani è un giocatore importante. È un giocatore che ha un peso specifico importante in questa squadra perché è uno dei giocatori più determinanti. E la preoccupazione è questa, è il fatto di averlo, indipendentemente dal ruolo specifico, per noi e per me è importante. Quindi mi auguro per lui, soprattutto per lui, che le cose non siano un discorso troppo lungo, ma che si riesca a gestire per avere la possibilità di utilizzarlo. Chiedo, del Napoli cosa la preoccupa di più, dicono gli esperti, quelli bravi, che la difesa del Napoli va in difficoltà con giocatori brevilini, sguscianti, veloci, questa è una considerazione che lei condivide, che magari può influire sulle sue scelte tattiche di formazione domani? Ma credo che tutte le difese vadano in difficoltà con giocatori brevilini, scattanti, sguscianti, è il problema del Napoli. Napoli lo conosce tutto il mondo ormai, quindi è inutile stare a parlare del Napoli, è utile parlare di noi e siamo noi che dobbiamo cercare di andare lì a interpretare la nostra gara al meglio delle nostre possibilità, perché è chiaro che quando vai a affrontare squadre di prima fascia di valore assoluto, perché sta dimostrando questo il Napoli, devi per forza di cose mettere in campo una prestazione di valore. E quindi questo è quello che è la mia priorità, poi il Napoli sarà solo una conseguenza. Un'altra cosa che esula dal discorso della partita di domani, ne hanno dato magari un po' fastidio le voci che negli ultimi giorni l'hanno accostata ancora una volta con insistenza al Milan per la prossima stagione, è stato fatto il suo nome, quello di Inzaghi. Mi garantisco che lo so adesso, no, no.
abbiate ne a male, ma leggo sempre molto poco, quindi questi sono discorsi che mi lusingano da una parte, ma mi fanno focalizzare ancora di più sul lavoro che io devo e voglio fare qui a Parma, perché credo che qui a Parma si stia con grande volontà da parte del Presidente in primis e poi a scalare l'amministratore delegato, da Leonardi e tutti quanti insieme, di portare avanti un certo tipo di programma di discorso. Credo che si stiano facendo e ci sia veramente la volontà di fare cose importanti, quindi ciò che il futuro di Maddoni passerà attraverso il Parma. Il Parma per me è la priorità in questo momento, poi dopo tutto il resto lo vedremo. Il TV Parma, Alberto Rodolotto, buongiorno. Chiedevo, in settimana ha provato anche Ninis come seconda punta, insomma, può essere un'alternativa? A Ninis è tornato da due partite dove ha giocato 90 minuti, dove ha fatto due ottime partite, dove la squadra nazionale greca ha fatto due ottimi risultati, quindi è venuto e ho cercato anche dal punto di vista fisico di preservarlo un po' perché aveva bisogno di recuperare. Adesso vedremo oggi quali sono le sue condizioni reali e poi farò tutte le valutazioni. Ci sono diverse opzioni. Ninis è un giocatore intelligente e la cosa che più mi piace è che è duttile, è uno che si adopera e si sa adattare alle necessità che ci sono. È chiaro che questo può essere un momento dove qualche necessità in più c'è e quindi è importante che ogni giocatore dia qualcosa in più, faccia qualcosa in più rispetto a quello che può essere il suo standard solito, perché una squadra e una rosa come quella del Parma deve ragionare in questo senso e credo che questo sia oltretutto un motivo di crescita e di possibilità in più che ogni singolo giocatore ha e si crea per il futuro, perché è chiaro che quanti più specialisti hai diventa quasi obbligatorio l'utilizzo in un determinato ruolo, se invece questi danno più opzioni è chiaro che si creano più chance di giocare e quindi di fare più presenza. E poi la seconda cosa molto veloce, le chiedevo le condizioni di Marchionni, se era già per questa domenica, e poi quelle di Pavon che ho visto che è tornato disponibile da venerdì, quindi volevo capire come stava dopo la trasferta, diciamo. Pavon sta bene, non ha giocato, c'è di mezzo solo viaggio, trasferte, queste sono situazioni che hanno un peso chiaramente, però dal punto di vista fisico non ha problemi. E per quanto riguarda Marchionni invece lo stiamo un po' testando in questi due giorni, oggi soprattutto, e quindi vediamo quelle che sono le sue reali condizioni, però per questa partita chiaramente non ha direi chance. Sì, solo una cosa. Questa partita con il Napoli, no? Inaugura, tra virgolette, un periodo caldo, perché dopo c'è la Fiorentina, poi si comincia a giocare anche infrasettimanale. No? Approfittando della pausa, avete impostato qualcosa di particolare oppure, come sempre, partita per partita? No, non abbiamo impostato nulla, non ho impostato nulla di particolare, nella misura in cui diciamo che la priorità era quella di riuscire a portare tutti ad uno standard di condizioni migliori possibili. Il fatto anche di aver giocato il sabato scorso contro la Sampdoria, di aver fatto un amichevole contro una squadra di Serie A, e quindi l'importante era proprio per dare modo e possibilità a questi che giocano meno di avere un minutaggio superiore, di confrontarsi anche con giocatori di pari livello e quindi di vedere le reali condizioni loro. Quindi mi interessava portarli tutti quanti ad essere ancora superiori a livello di condizione rispetto al recente passato. Poi è chiaro che adesso sappiamo che andremo incontro noi, così come tutte le altre, ad un periodo più impegnativo, soprattutto dal punto di vista fisico. Quindi è importante che tutti quanti siano disponibili e siano al meglio della condizione. Questo è per cui abbiamo ancora la settimana prossima dove si potrà lavorare in maniera continuativa e in quella settimana lì dobbiamo riuscire ancora a recuperare qualcosa, soprattutto con Amauri,
Abbiamo anche il discorso che prima hanno detto di Sansone, che anche lui direi che settimana prossima tornerà nei ranghi, e quindi sono contento per lui perché è un ragazzo che è partito molto bene, ha fatto molto bene la prima parte, poi questo infortunio l'ha veramente condizionato molto, e anche dal punto di vista mentale, psicologico, la necessità di tornare finalmente a lavorare con il gruppo, quindi questo è un po' il programma che ci siamo imposti. E poi ogni gara avrà la sua storia, insomma, cerchiamo di affrontarla nel modo migliore, perché sono tutti appuntamenti impegnativi per un motivo o per l'altro. Poi dopo, di gara in gara, salta fuori qualche motivo in più, no? In funzione anche di quello che fa la squadra avversaria. Quindi a volte magari ti puoi rendere conto in positivo o in negativo che il prossimo appuntamento può essere più accessibile o forse un po' più difficoltoso, però rientra nel gioco delle cose, quindi noi le affrontiamo gara dopo gara sapendo e lavorando su di noi soprattutto, non tanto su quello che sono i valori dell'avversario, che insomma quelli ci sono e rimangono. Sì, proprio a questo proposito, prima si parlava così delle difficoltà che potrebbe avere il Napoli con un certo tipo di attacco tra virgolette leggero. Viceversa, immagino che Rebbe abbia studiato con particolare attenzione anche i movimenti del Napoli, che possono essere abbastanza originali rispetto a quelli di altre squadre, trovando, se possibile, qualche contromisura, immagino. Beh, insomma, adesso a dire che ci siano movimenti originali rispetto ad altre squadre diventa forse un po', come dire, azzardato. Cioè, il Napoli ha dei giocatori di valore, i giocatori di valore in un contesto sanno poi esprimere determinati valori in funzione anche di quelle che sono delle qualità tecniche che sono di primissimo livello. Oltretutto è una squadra e sono giocatori che hanno anche grande disponibilità anche in fase di non possesso, questo rende ancora tutto più difficile, e noi dobbiamo assolutamente controbattere con le stesse armi, questo è pacifico, quantomeno dal punto di vista così della corsa non dobbiamo assolutamente essere inferiori al Napoli, questo è così. Ieri abbiamo parlato con Belfodile, che insomma, ha dimostrato di aver imparato la sua lezione, lei aveva detto l'altro giorno complimenti per aver fatto il gol, però per farlo vedi che deve entrare in area di rigore. Ci sono stati progressi in questo senso? Questi sono giocatori giovani. Dico questi perché non è l'unico, ma ci sono anche giocatori meno giovani che hanno un po' meno attitudine o meglio propensione a entrare, a inserirsi. Noi abbiamo invece bisogno di questo, questo vale per il Galloppa, vale per il Parolo, piuttosto che gli Acqua, il Morrone, per dire giocatori che giocano anche a centrocampo, gli stessi esterni, bisogna crederci e andarci di più. Si può essere in area di rigore solo in uno o due, perché chiaramente riduci quelle che sono le possibilità di concretizzare quelle azioni, ma bisogna avere il coraggio, la forza e la convinzione di andarci in 3, 4 o anche 5 volte, ma con grande determinazione, semplicemente questo. Lui sta cercando di fare questo sforzo, deve ancora crescere molto, ha ancora grandi margini, ma veramente enormi margini, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che ha delle doti importanti, ma che deve queste doti ancora affinarle molto, e se lui ha questa convinzione, questa volontà di crescere, di migliorarsi, allora potrà essere veramente un giocatore che per il futuro, non solo del Parma, può essere importante. Approfitto poi anche perché mi hanno detto, so che c'è un collega vostro che è venuto a mancare, quindi anche se non avevo grandi rapporto, un po', insomma, di fare le condoglianze alla famiglia, perché credo che sia giusto e doveroso, insomma, comunque uno che lavorava con noi, insieme a noi, quindi questo è un dispiacere da parte nostra e siamo vicini alla famiglia. Grazie, buona giornata.